evento che naturalmente Massimo, torniamo a raccontare il presente. Sì, anche perché sì. Beh, Moreno, guarda, devo darti un aggiornamento perché alcuni colleghi dicono di aver sentito la prima sirena. Noi da qui ho la cuffia, quindi non... Ecco qui l'acqua. Sirena, e si scioglie anche l'applauso, no Massimo? La sirena. Si scioglie, sì, tutta la tensione. Si scioglie l'applauso che scioglie la tensione. Adesso c'è ancora tanta polvere, però vedendo la dinamica di come il ponte è imploso e crollato su se stesso, direi che ha rispecchiato quello che era il progetto della demolizione. Certamente è un momento storico. Demolizione completata, possiamo dire, Massimo. Completata, sì, demolizione completata. Adesso aspetto ancora per vedere al di là di questa nube di polvere che vedete ancora, però non mi sembra di vedere in piedi nulla, nemmeno una parte, nemmeno un basamento del pilone. Però aspettiamo ancora fino a che non si sia diradata tutta questa polvere. Effettivamente si è sentita la sirena soltanto verso la fine. E chiediamo conforto naturalmente poi a tutti i tecnici che sono attorno a te per darci appunto la conferma della riuscita di questa operazione, che almeno dal punto di vista televisivo è andata nei minimi particolari per come ce l'avevi descritta nei minuti precedenti. Quell'applauso avete visto Moreno, come poco prima dell'esplosione si sia creato quel muro d'acqua longitudinalmente rispetto a tutta la lunghezza delle pile. Quel muro d'acqua è stato creato appunto da queste vasche che, come vi raccontavo, erano state posizionate sulla sede radare e che sono state fatte esplodere per prime subito dopo, qualche frazione di secondo dopo c'è stata l'implosione. Adesso sentiamo ancora qualche rumore provenire dal posto in cui c'è stata l'implosione. Cerchiamo di capire da che cosa assolutamente dipenda. Cerchiamo di capire a che cosa sia dovuto, però Massimo, è avvenuta la demolizione del moncone est del ponte Morandi, le pile 10 e 11 con alle 9:37 questo momento che segna un passaggio importante. E com'è l'aria adesso? Un pochino più rilassati anche quelli che stavano seguendo? Sì, adesso l'aria sì, è certamente più rilassata. Adesso vedo insomma che anche gli altri colleghi si sono posizionati perché dovrebbero essere portati qui rispetto alla nostra postazione abbastanza vicini. Credo le autorità dovrebbero arrivare sicuramente i due vice premier. Cercheremo di darvi in diretta le dichiarazioni delle persone che verranno portate qui. Cercheremo soprattutto di capire appunto se da un punto di vista tecnico sia andato tutto secondo quello. Ecco, vogliamo ricordare anche i nomi di questi protagonisti. Massimo, tu stamattina facevi il nome di Danilo Coppe, l'esperto esplosivista che ha sì, di fatto coordinato tutta questa operazione. Sono nomi che apprezzeremo e conosceremo soltanto nella giornata di oggi, ma che è giusto, doveroso, no? Ricordare. Si hanno lavorato nell'ombra, possiamo dirlo, perché lo abbiamo cercato un po' tutti. Danilo Coppe, ma è sempre rimasto abbastanza nell'ombra, è stato